gioco Ars Inara, arte e comunicazione nell'era di Second Life, un convegno che si è svolto qui alla Rapacis, che è stato voluto e sostenuto da Zetema, progetto cultura, e dall'assessorato alla cultura del Comune di Roma. Un convegno che ha visto un succedersi proprio di relatori, di persone e di testimoni dell'era di Second Life e dell'arte soprattutto, in cui si è fatto il punto della situazione e attraverso la quale ne è uscito un quadro generale veramente molto interessante e futuribile, nel senso che Second Life sarà sicuramente una delle piattaforme che darà più possibilità nella creazione, nella sperimentazione, così come oggi Musei in Comune Roma sta cercando di fare con le sue installazioni, che appunto sono curate da me e da Micaela Cini nella Land di Experience Italy di Valore Italia. Siamo nel pieno di una trasformazione. L'avvento dei nuovi media sta determinando la possibilità di esprimersi a persone riguardo dei contenuti, in particolare attraverso la formazione e la redazione di nuovi linguaggi. Il convegno a cui abbiamo appena assistito ha cercato di fare il punto a quello che in qualche maniera abbiamo prodotto negli ultimi anni dentro questa dimensione, questa piattaforma che è Second Life. E lo scopo del convegno aveva quello di mostrare direttamente le opere prodotte, i progetti che durante questi anni hanno caratterizzato questa piattaforma e di lanciare la possibilità di un tavolo per la tutela, valorizzazione e il recupero di questo patrimonio. Questo convegno è un esempio importante di divulgazione, è un momento in cui si prendono degli esperti, delle persone che hanno lavorato in un settore, che hanno lavorato in un campo, che hanno lavorato in un ambiente e si portano a discutere affinché la loro esperienza passi a qualcun altro, diventi comprensibile per un'amministrazione, diventi interessante per il pubblico, faccia appassionare un nuovo utente, tra virgolette, ad un nuovo strumento e così via. Io le chiamo tecnologie dell'esperienza. Che cosa vuol dire? Che non solo devi conoscere, devi entrarci, ma devi starci dentro un bel po' di ore per poterne parlare prima, poter capire bene di che cosa si tratta, perché la prima impressione che hai dall'esterno è un'impressione molto particolare. Questa cosa, guardate bene, oggi la viviamo noi su Second Life, però è una cosa di cui in qualche modo tutti abbiamo una memoria, direi quasi storica ormai, perché sono passati 15 anni in cui ci siamo confrontati con le tecnologie e le abbiamo raccontate. Second Life, da questo punto di vista, è una discontinuità anche all'interno della storia di internet, perché ha una serie di caratteristiche che non sono per esempio comprensibili in maniera intuitiva ed immediata anche a chi per esempio ha seguito tutto il percorso del web, dell'evoluzione dei portali, al web sociale, blog e tutto il resto, perché evidentemente entrare in un mondo, in Italia dovremmo dire incarnandoci, però qui in Italia assume dei significati mistici che embodiment americano non ha, però entrando dentro un corpo, una nostra rappresentazione materiale, è una cosa che probabilmente ci procura uno scarto. Poi secondo me è un ambiente sincrono a differenza degli altri. Ogni volta che noi abbiamo uno strumento nuovo cerchiamo di usarlo nel modo in cui abbiamo sempre usato tutti gli altri strumenti. Per cui nei primi 2 anni di vita di Second Life tutti quanti si focalizzarono su delle cose che Second Life non fa. Cioè Second Life non ha la vocazione oggi di far arricchire le persone. Second Life non è esattamente il territorio del marketing. Second Life non è una serie di cose che sono state oggetto della prima parte del Life, la curva ascendente dello strumento, che ha creato da un lato una percezione delle aspettative che non potevano essere risolte, dall'altro ha piantato a martellate dei chiodi nel nostro senso comune, dipingendoci un qualcosa che tutto sommato non c'è, costruendoci delle aspettative che abbiamo difficoltà a ritrovare. Potrei citare tranquillamente una frase bellissima di Ben Frames di Derrick, che a un certo punto diceva una cosa illuminante, diceva: la comunicazione è per il prodotto culturale ciò che il design è per il prodotto industriale. Che sta succedendo? Come non si tratta di specificamente di Global Art, non ho messo veramente in avanza, ma volevo dire che questo è una problematica fondamentalmente della sensibilità, e questo l'ho visto crescendo assolutamente adesso sempre in più, passando del guanto virtuale al gesto senza guanto, passando letteralmente al gesto magico del Mario. E questa è la cosa che allora dobbiamo assolutamente seguire con grande attenzione, con grande interesse, le opere d'arte che si creano adesso nell'interesse del mondo dell'interfaccia, ma anche della cultura sul web.